Ma quanti ce ne sono? Mamma mia! Uno più bello dell'altro, sono tutti belli i cani del mondo. Allora, Mattia, tu vuoi sfilare anche tu perché mi stai sfilando sul tappeto? Iniziamo! Iniziamo con il primo, dai! Ecco qua! Qui abbiamo Piccolo, di 8 mesi, ed è un bulldog francese. Vai piano piano! Altrimenti, non ti vedono! Eccolo! Facciamo un applauso a Piccolo! Guardate quanto è bello! Piccolo, vede tutte le piccole bimbe? Ecco qua! Allora, facciamo una cosa! Usciamo per qua! Cioè, entriamo sulla passerella di qua e usciamo per l'altro lato! Continuiamo! Continuiamo! Oh, ma qui c'è la mia amica Lucia! Allora, Lucia Portate, Wendy! Lucia, piano! Vai, vai da capo, dai di nuovo! Wendy, di 3 anni, ed è un pincher! E Lura, di 6 mesi, che è un martipù! Martipù sarebbe! Maltese Barboncino! Ma quanto è bella questa signora con 2 cani! Ma guardate, di nuovo vieni! Vieni qui bella del mondo con tutti i cani! Non mi piace! Avete visto quanto sono carini? Lucia, hai avuto i premietti? E vai da Mediana! Continuiamo, continuiamo! Ma questi bei cagnolini non sfilano? Quando vai dentro e... Vai! Allora, entriamo in quell'altro lato. Continuiamo, continuiamo! Allora, qui abbiamo Giove! È uno Shih Tzu, questo è bellissimo! Allora, guarda! Vai da lì! Piano piano, lentamente, facciamolo ammirare da tutti, a 1 anno, si è proprio sdraiato, ha detto ammiratemi proprio, ma che cazzo, ma hai visto quanto è bello Giove, vieni Giove, a 1 anno, guardate quanto è bello, la tua padroncina si chiama Maria Francesca. Allora, un cagnolino potrebbe essere anche un'idea regalo per i vostri figli, potete andare nei canili e, ecco, scegliere un cane abbandonato, così potrete dare gioia e dare una famiglia a un cagnolino che purtroppo magari è stato abbandonato. Grazie Giove, hai preso il premietto Maria Francesca, vai da Viviana. E ora, qui abbiamo un Husky, si chiama Nagina, come si chiama? Sagiuri, è giapponese questo nome, vedi? Capisco pure i nomi giapponesi. Sagiuri è da 3 anni, prego signora. Piano piano così li possiamo ammirare. Dai, guarda là. Guardate quanto è bello. Bravo, attenzione là. L'altro con gli occhi azzurri aveva gli occhi azzurri. San Giulio, ah, lui è proprio addestrato, ma guardate quanto è bello. Oh, brava signora, l'hai mai addestrato, brava, ma è quello che sta benissimo. Allora, lei è Zimbabwe, lui, è un lui, ma guardate quanto è bello, è un chihuahua, io non riesco a fare il marito maschio di chihuahua, e me ne sono andata per atto pratico, comunque, lui è Simba e ha 8
momenti, guardate quanti effetti. E Rudy di 7 mesi, no, 7 anni, addirittura 7 anni, mamma mia, che meraviglia, guardate, ma guardate come si mette in posa, guardate, il nostro fotografo, il nostro Raffaele che lo sta riprendendo, cioè ma questo è un attore, ma questo lo dobbiamo mandare a Francesca, cioè, ma complimenti, complimenti. Allora, Binde, mettetevi un pochino più indietro. Mamma mia, ma come si chiama questa signorina che sta portando Simba a sfilare? Come li chiami? Così. Noemi, Noemi. Ma facciamo un applauso, ma quanto sono belli! Ma bellissimi proprio! Però Rudy non è sfilato. Ah ecco, fanno a turno, giustamente. Noemi, vai, vai, fanno a sfilare. Eccola qua, mamma mia, ma bellissimi. Allora fate attenzione, no vabbè, ma questi sono cagnolini abituati a stare, andate a ritirare il premesso, continuiamo, continuiamo. Qui abbiamo Toffi, 1 anno e mezzo, ma guardate quanto è carino. Allora, 1 anno e mezzo è un attimo, cioè è un incrocio tra un maltese e un bastoncino. Ho detto bene? Si chiama Toffi e ha 1 anno e mezzo e sfida insieme al suo papà. Eccolo qua. Allora, bimbi, invece di farvi regalare cose così, andate al canile, oppure si sia sì. Fatevi regalare un bel cagnolino. Complimenti a Toffi. Allora, lui mi ha fatto morire quando mi hanno telefonato. Hanno detto, senti, puoi scrivere anche Chicco D'Anniso, perché giustamente il papà fa D'Anniso, ti voglio. Hanno detto, è il figlio maschio di Margherita. Cioè mi hanno detto tutto l'albero genealogico di Chicco D'Anniso. Eccolo qua, Chicco ha 9 anni e mezzo. 9 anni e mezzo ed è un pincher. Io vi vorrei far vedere sempre rimasto in tutto ciò. Comunque, guardate come sfila con il papà. Guardate guardate. Bellissimo Chicco D'Anniso, bello, bello, Chicco D'Anniso. È arrivata anche la nostra Mariangela, Mariangela Guarino del 34 Zampe. Voglio veramente, allora, per piacere Mariangela e Viviana, potrebbero venire un attimo qua? Lo so che siete affaccendate. Un attimo, perché vi voglio presentare questo evento, perché si sono messe a completissima disposizione. Ecco qua Mariangela Guarino, Viviana Setti, il mondo di Mara e Bella Quattro Zampe. Facciamo un applauso. Allora, tante volte mi ha detto Viviana, mi ha raccontato un aneddoto. Ha detto tante volte, mi portano il cagnolino, il cane, così, e mi dicono, senti Mara, mi fai la famiglia con questo cane? In realtà il negozio si chiama Mara.